È stata presentata in conferenza stampa presso la Sala della Gran Guardia di Portoferraio la seconda edizione di Aqua Film Festival, che si terrà da giovedì 22 a domenica 25 giugno a Portoferraio. Si tratta della prima manifestazione internazionale di cinema, incontri e workshop incentrata sul tema dell'acqua, ideata e diretta da Eleonora Vallone, attrice, giornalista ed esperta di metodiche in acqua. Il programma del festival prevede una selezione di cortometraggi e cortini dedicati al tema dell'acqua. I film presentati si focalizzano sul profondo legame tra gli esseri umani e la natura, con il filo conduttore rappresentato sempre dall'acqua. Accanto alla competizione, nel cartellone ricco di eventi, una serie di incontri e workshop che si terranno tutte le mattine. L'Aqua Film Festival sembra fatto apposta per l'Elba, per la sua storia, per i medici, io ho sempre adorato tutto il Rinascimento e poi vabbè le storie, Napoleone, ma è proprio il mare, l'Isolani di cui ho un culto, perché siete diversi e amo, io avrei amato essere nata qui. E comunque le isole in generale mi attraggono moltissimo, perché invece di essere isolate per me sono al centro del mondo e sono più pulite, più pure, hanno un modo di vedere la vita in modo più oggettivo e distaccato da tutte le cose brutte che stanno succedendo, soprattutto adesso. L'Aqua Film Festival nasce dall'amore. E quindi un amore sviscerato che mi ha portato a vincere tutti gli ostacoli, come potete immaginare. Creare una cosa nuova in Italia è difficilissimo, e poi farsi credere. Però qui ho trovato un'accoglienza meravigliosa da tutti i punti di vista, e io sento che la gente ha un po' di acqua limpida dentro che deve esprimere, tant'è vero che sono arrivati 200-250 film in poco tempo, quindi vuol dire che proprio la gente ha dentro il cuore una parte di sé così, di limpidezza, che si esprime attraverso l'acqua. L'acqua che poi non è solo fisica, l'acqua è libertà. Pensiamo a tutti quei poveracci che scappano perché hanno una realtà terribile, oppure anche l'acqua è la religione. Tutte le religioni del mondo si purificano in acqua, perché non è solamente fisica, no? E l'acqua è anche metafisica. Ringraziamo Eleonora Vallone per averci fatto questa proposta. Noi vogliamo dire che questa è una prima edizione che è vero che logicamente è la seconda, la prima è stata fatta a Roma, ma è contestualizzata quest'anno perfettamente. L'isola d'Elba nel cuore dell'arcipelago toscano, quale migliore situazione naturalistica che questa, che per parlare di acqua e di tutto ciò che ad essa è collegato.